Santafiora è un amabile comune d'origine medievale situato nella Toscana meridionale in provincia di Grosseto. Il suo territorio comunale si estende sul versante meridionale del Monte Amiata nella valle del fiume Fiora. Il paese di Santafiora si trova alle pendici del Monte Amiata, a circa 60 km da Grosseto, che è la città capoluogo. È facilmente raggiungibile sia dall'autostrada, dalla 1, che diciamo è anche questa a circa 60-70 km, sia dalla Grosseto Fano, che invece è a circa 40 km. Il primo documento in cui compare Santafiora risale all'890, ma già intorno al 1082 gli Aldobrandeschi, signori di Santafiora, iniziano a costruire le prime fortificazioni, tanto che nel XII secolo gli scritti parlano di Castello di Santaflore. Con il matrimonio tra Cecilia Aldobrandeschi e Bosio Sforza, il territorio di Santafiora passa alla famiglia degli Sforza prima di diventare parte del Granducato di Toscana. Sono Ennio Sensi, sono un indigeno di questa terra a cui sono legato ancestralmente, profondamente. Una terra scelta dai primi abitatori proprio per queste sue peculiarità naturalistiche che fece sì che il primo abitatore proprio la indicasse come la terra dedicata alla Dea Flora. E per l'appunto è questo fiume, questa terra e questa natura così rigogliosa che danno vita a questo nome. E videre la prima dominazione dei conti aldobrandeschi intorno all'XI secolo, che qui ebbero il loro castello principale, ma che dominarono comunque tutta la Maremma e che ebbero un ruolo determinante nella lotta tra Guelfi e Ghibellini. Gli aldobrandeschi erano appunto ghibellini. A questa dominazione così interessante, che vide anche la coniazione di una moneta, un privilegio particolare che solo a certi conti veniva dato, il provisino appunto santafiorese, una mistura di rame d'argento che oggi il comune ha riconiato proprio per celebrare, riconoscere la massima riconoscenza appunto civile dei propri cittadini, e a cui io, che fo parte anche del coro dominatori, quest'anno mi degno di essere stato insignito di questo riconoscimento. Dicevo che dopo gli aldobrandeschi le figlie, rimangono solo figlie, e una di queste se la sposa un conte Sforza, e allora abbiniamo così a questa contea aldobrandesca la presenza degli Sforza, che domineranno questa contea fino a tutto il Settecento. Poi le sorti saranno quelle dello Stato unitario e prima del Granducato di Toscana. Palazzo Sforza Cesarini, costruito intorno al 1575 nel luogo in cui sorgeva l'originaria rocca aldobrandesca, è l'odierna sede comunale di Santafiora. Durante i lavori di restauro sono apparsi all'interno delle odierne sale del sindaco e della sala della giunta due cicli di pitture murali, raffiguranti le allegorie delle ore del giorno e delle quattro stagioni, considerati l'unico consistente esempio di pittura profana di fine Cinquecento nel territorio.
sulla via principale di collegamento fra il terziere di Castello con quello di Borgo, via Carolina, si trova la chiesa del suffragio, innalzata in forme barocche tra il 1716 e il 1726. Il suo interno, suddiviso in tre campate, è coperto a volta e oltre a un pregevole altare maggiore conserva tre croci in legno che il 3 maggio di ogni anno, in occasione della festa del Santissimo Crocifisso, vengono portate a spalla in processione. La Pieve delle Sante Flora e Lucilla è un edificio sacro dedicato alle martiri cristiane patrone di Santa Fiora, la cui festa si celebra il 29 luglio. Divisa in tre navate da archi a tutto sesto, presenta una rilevante raccolta di terrecotte invetriate, note come robbiane, da attribuire ad Andrea della Robbia e alla sua bottega. Fra i manufatti principali ricordiamo il trittico decorato con festoni di foglie, frutta e fiori, con l'incoronazione della Vergine, le stimmate di San Francesco e San Girolamo. Di notevole pregio risultano sicuramente anche la rappresentazione dell'Ultima Cena sul pulpito, il crocifisso e la grande pala con la Madonna della Cintola e Santi. Fra gli edifici religiosi, un particolare interesse riveste sicuramente la chiesa della Madonna delle Nevi, costruita verso il 1600 nel terziere di Montecatino. Sotto il suo pavimento, recentemente realizzato con piastre trasparenti, scorre una vena sorgentizia, nella quale un tempo durante le cerimonie di nozze venivano immerse le fedi degli sposi. Vulcano ormai spento da 180.000 anni, il Monte Amiata è stato sfruttato in passato per i suoi giacimenti minerari, in particolare il cinabro da cui si è ricavato per secoli il mercurio. In ricordo di tale passato, a Santa Fiora è stato costruito, per volontà dell'amministrazione comunale e dell'associazione Minatori per il Museo, l'interessante Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata.
Il museo è nato con lo scopo di documentare e ricostruire la storia di un'esperienza che ha caratterizzato fortemente la comunità amiatina. L'anima ma ne fa più, ci vuole la macchinetta per farne fretta più, ma come me non ne fa più. Volevo le bambole, ole, volevo le bambole, ole, volevo le bambole per fare l'amore. Il percorso museale, con la sua documentazione storica, tenta infatti di far rivivere le condizioni antiche e moderne del lavoro, della organizzazione sociale e dello sviluppo nelle miniere sul Monte Amiata, e illustrando la fatica ed i rischi che questo mestiere comportava, testimonia i sacrifici compiuti dai minatori. Basta farlo moderato, moderato nell'amore. Volevo le bambole, ole, volevo le bambole. L'Associazione Minatori per il Museo, che gestisce questo piccolo museo, è nata nel 2003. È nata proprio per cercare di assicurare a questa struttura una guida, una gestione che fosse quanto più possibile affine a quelli che sono gli obiettivi di questa associazione, ossia la promozione della cultura mineraria, la promozione di quella che era, ossia la conoscenza di quella che era proprio la società mineraria dell'epoca, che qui sulla zona è durata addirittura 150 anni, e la diffusione di queste conoscenze, di queste testimonianze. Il museo non è una grande struttura, è abbastanza piccolo, ma è abbastanza completo nel suo insieme. Si compone di 7 stanze, una ricostruzione di una galleria mineraria e un intero piano, che sono poi le ultime stanze, dedicato esclusivamente o quasi esclusivamente a minerali, a una collezione di mineralogica di indubbio valore. La mia mamma mi diceva, che diceva la tua mamma, all'amor con quelle more sono finte traditore. Il museo, completo di tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto le attività estrattive amiatine, presenta inoltre al suo interno una curata e fedele ricostruzione di una miniera. Ci troviamo all'interno della ricostruzione di una discenderia, o meglio di una galleria di miniera, nel Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata in Santa Fiora. Dentro questa galleria, dentro questa ricostruzione, possiamo descrivere anche quelli che erano i lavori, ossia la lavorazione del minatore, come andava a scavare la roccia, il minerale, il minatore, all'interno, sotto la crosta terrestre. Il minatore doveva fare nell'avanzamento, ossia la parte più avanzata della galleria, una serie di fori, che si chiamano fori da mina, dove porre proprio l'esplosivo per poter far saltare questa roccia. La roccia con il minerale dentro, una volta esplosa e frantumata, veniva caricata dentro vagoncini e trasportata all'esterno tramite la gabbia, che altro non è che l'ascensore di miniera, o una discenderia, ossia un piano inclinato, ovviamente sempre in galleria. Dentro questi ambienti, dentro una galleria di miniera, erano assai importanti la ventilazione, ossia quella parte di come un grande impianto di condizionamento che permetteva al minatore di respirare dentro la miniera, perché soprattutto in queste zone c'era molta presenza di gas come dire carbonica e idrogeno solforato, che potevano anche uccidere i minatori. Volevo le bambole.
Anche se non è più caratterizzato da attività minerarie estrattive, il Monte Amiata continua ad essere oggi una fondamentale risorsa per le comunità abitative che lo circondano, in quanto così come Santa Fiora è ricchissimo di acque sotterranee. Santa Fiora, ma tutto il Monte Amiata, è una zona, una località molto conosciuta per le sue acque. Sono acque estremamente buone, hanno pochissimi minerali all'interno, estremamente indicate per la diuresi e soprattutto ce ne sono in grandissima quantità. La quantità è talmente grande che dissetano praticamente due province intere, la provincia di Siena e la provincia di Grosseto. Proprio qui da Santa Fiora parte un acquedotto, ossia una struttura che è in grado di prendere l'acqua da questa montagna e portarla poi in tutta la provincia di Grosseto, che disseta tutta questa grossa fetta di popolazione toscana. L'acqua che vediamo sgorgare da questo acquedotto, prima che esso venisse costruito, era invece presente, era diffusa un po' in tutto il paese di Santa Fiora attraverso una miriade di fonti, fontanili e fontanelle che davano poi vita al fiume Fiora. Oltre che per il suo bellissimo centro storico ben conservato, Santa Fiora è una nota località turistica visitata anche per l'abbondanza delle sue sorgenti acquifere, per il suo naturale patrimonio boschivo e per numerosi eventi popolari che si svolgono durante tutto il corso dell'anno. Santa Fiora associa quindi un turismo di tipo culturale, storico e religioso con un turismo naturalistico per la presenza delle sorgenti ma anche di numerosi boschi e di strutture agrituristiche che accolgono tantissimi turisti che arrivano durante l'anno. Ricordiamo sicuramente la celebre fiaccolata che si svolge in occasione delle festività natalizie, quando per tutta la notte del 30 dicembre, lungo le vie dell'incantevole borgo medievale di Santa Fiora, si procede all'accensione delle fiaccole. Minatori di Santa Fiora. Giornata da spassare la cucina, prova in accompagnare i minatori, e disse dove vai a signorina, e disse dove vai a signorina. Un giorno da spassare la cucina, prova in accompagnare i minatori, e disse dove vai la signorina. Tradizionale festa del fuoco risalente ad epoca medievale, la fiaccolata ha assunto nel corso del tempo connotati sempre nuovi. Quando vanno a la galleria, chi dice minatori sono leggeri.
La fiaccolata serviva ad illuminare i sentieri che conducevano alla principale chiesa del paese, la pieve romanico-gotica dedicata alle sante Flora e Lucilla, simboleggiando inoltre un rito di iniziazione all'età adulta per i ragazzi del borgo. Cielo, mare e terra che ci appartiene a tutti, su compa che liberi siamo già, che liberi siamo già. In particolare, l'evento rievoca il rientro dei minatori dalle miniere del Siele, uno dei giacimenti cinabiferi più ricchi del comprensorio. Nell'estate e si raccoglie il grano, chi ha lavorato, ha lavorato in vano. Cielo, mare e terra che ci appartiene a tutti, su compa che liberi siamo già. Che liberi siamo già, che liberi siamo già. Viene il settembre, si raccoglie il gran turco. Viene il padrone e se lo piglia tutto. Cielo, mare e terra che ci appartiene a tutti. Fra canti e bicchieri di vino, il pubblico assiste alla sfilata attraverso le caratteristiche stradine del centro storico. Degli uomini che, dopo una lunga ed estenuante giornata di lavoro in miniera, risalivano a piedi dalla Valle del Fiora. Chi ha lavorato la beve l'acqua pura, c'è la mare e terra che ci appartiene a tutti, su compa che liberi siamo già, che liberi siamo già, che liberi siamo già. Viene l'inverno, comincia a nevicare, ricco poltrona, povero a lavorare. Cielo, mare e terra che ci appartiene a tutti, su compa che liberi siamo già. Gli ex minatori hanno infine tenuto una dimostrazione pratica dell'accensione e del funzionamento delle loro preziose amiche lampade ad acetilene.